Sono Giovanna Polacco, sono direttrice artistica del gruppo Milano 808 Ensemble, che si è costituito nel 2008. È un gruppo prevalentemente fa musica da camera, un gruppo strumentale, vocale. E questo nome, questo titolo, questa dedica è riferita all'anno di nascita del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove insegno violino e il corso di prassi esecutiva e repertorio della musica contemporanea. Ed è un segnale, come dire, di affetto e è molto significativo nei riguardi di questa istituzione, molto importante sia dal punto di vista ovviamente didattico che dal punto di vista della ricerca che della produzione e della sua biblioteca in particolare. Perché? Perché questo gruppo nasce proprio dall'esigenza culturale di ricerca, attingendo a repertori non ancora editi, specialmente diciamo così originali, afferenti appunto alla cultura milanese e custoditi nella nostra biblioteca. Sono tesori ancora assolutamente inesplorati, partiture che appunto sono ancora non eseguite. E quindi questo è per noi esattamente così, un punto di partenza per delle esecuzioni, per una ricerca più approfondita. Naturalmente non ci fermiamo qui, anzi, le nostre prospettive sono senza dubbio sempre volte verso la musica del nostro tempo e quindi a esplorare repertori che sono anche contemporanei. Per l'anno verdiano, per esempio, abbiamo fatto molta sperimentazione, che non è stato soltanto il riproporre il Verdi operistico o il Verdi soltanto sinfonico, ma addirittura il Verdi più intimo, più cameristico, fino ad arrivare alla declinazione di linguaggi verdiani sulla musica jazz, con la classe di jazz del conservatorio e col suo gruppo, con capo Falzone. Con per esempio la musica elettronica, dove appunto abbiamo avuto una bellissima sperimentazione anche a livello di improvvisazione della classe di musica elettronica con i suoi studenti e docente anche presente. E poi varie altre cose, come per esempio 50 violini sul palcoscenico da Verdi a Berio, dove attraverso temi prettamente verdiani, noi siamo riusciti anche a declinare a livello di musica contemporanea alcune suggestioni verdiane, proponendo a giovani studenti di composizione di formulare dei duetti nuovi proprio un po' sulla modalità appunto dei duetti di Luciano Berio, quindi di breve durata e di grandi momenti di intensità e di poetica, espressa appunto per due violini. E questi studenti hanno ricevuto con molto entusiasmo questo invito e questo è stato un elemento di ricerca su un linguaggio che poteva essere estremamente difficile da affrontare, non sempre Verdi sembra così semplice come quando si ascolta. Verdi da suonare non è semplice e quindi anche comporre su questo compositore immagino perché non sono compositrice, sono semplicemente una violinista. E quindi manovalanza della musica, però con molto interesse per la ricerca, appunto. E quindi questo è stato un altro elemento che ci ha sicuramente fornito degli spunti forti. Abbiamo esaminato e percorso svariati momenti anche della musica del Novecento, della musica contemporanea, con dei concerti su Luciano Chailly, dove abbiamo avuto l'intervento, per esempio, di non soltanto concertisti appunto di fama come Gaetano Liguori, che insegna presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, e Cecilia Chailly. Abbiamo anche accostato appunto la lettura di testi, lettere, oppure un esperimento ancora fra musica, danza, recitazione e arte visiva,
come, con un titolo come Il gesto, appunto, la poetica nella musica, nella danza e nello spettacolo. E in questo caso appunto abbiamo avuto anche l'apporto di una danzatrice, Piera Principe, e le letture e alcuni testi approfonditi anche da parte appunto di storici dell'arte. Di fatto il Milano 808 Ensemble è costituito, e questa è un po' la sua peculiarità, da docenti e studenti, con la partecipazione di concertisti a livello internazionale, solisti, componenti appunto anche esterni, ma sensibilmente propriamente proprio questa è la cifra del gruppo, cioè un'attività che parte da un aspetto didattico di base e poi di ricerca, cercando appunto un punto di incontro sul palcoscenico, sia della parte più didattica appunto, sia della parte più esecutiva, sempre attraverso queste partiture appunto molto originali. Nasce nel 2008 con un concerto, con il primo concerto al Museo della Scala, la Sala dell'Esedra, su un accordo, questo concerto in accordo con il Conservatorio e la direzione, la presidenza e l'ISNER all'epoca. E in questo concerto abbiamo eseguito musiche di Rolla, che ci sembravano un punto di incontro tra appunto l'insegnante del conservatorio, il nostro primo insegnante di conservatorio di violino, e la grande figura di spalla dell'epoca appunto dell'Orchestra della Scala. E da lì appunto siamo cresciuti, abbiamo avuto molte esperienze e abbiamo portato in palcoscenico parecchi progetti anche dal punto di vista proprio sperimentale. Ogni concerto è un modulo a sé stante. Diciamo che il punto di partenza spesso è l'argomento, il tema che si vuole esplorare, o magari una partitura rinvenuta assolutamente curiosa, che può offrire magari un approfondimento anche attraverso molte altre partiture, no? Per cui magari un personaggio che può essere anche un personaggio appunto dell'Ottocento, scopri che magari appunto era il docente lì, fino ad arrivare all'allievo che proviene da una scuola addirittura afferente, che insomma magari Bossi o Ghedini e quindi attraverso questo tipo di ricerca formiamo appunto i gruppi, che possono andare da un numero minimo di 2 fino a appunto a 10, 12, quasi sempre senza direttore d'orchestra, ovviamente, perché di orchestra non si parla, ma soprattutto di musica da camera, che secondo me quanto di meglio appunto e di più bello si possa avere, proprio per la sperimentazione, proprio per trovare delle vie nuove, insomma. Sono ragazzi che spesso hanno vinto già concorsi internazionali, rassegne, che sono stati selezionati anche per l'orchestra dell'Unione Europea, dove anch'io ho fatto parte per 4 anni, con bellissime esperienze, ovviamente, con così uno scambio, un confronto che non ha uguali, ovviamente, e che lascia senz'altro un'esperienza e dei frutti al di là di quello che si può immaginare. E questi ragazzi ovviamente sono preparati, sono molto entusiasti di partecipare non soltanto a queste realtà esecutive, ma proprio di poter proseguire nella loro preparazione alla professionalità anche attraverso queste esperienze. A questi concerti hanno contribuito tantissime forze, sia giovanili appunto che professionali. L'incontro sul palcoscenico fra queste due entità è molto importante, secondo me, perché si raggiunge appunto uno stadio molto completo, molto
come posso dire, di grande scambio, spazio fra due entità che sembrano così divise, che invece tanto possono condividere sul palcoscenico, ovviamente con criteri e con repertori ad hoc. Per esempio, per il coro abbiamo avuto programmi anche molto interessanti, partendo magari da Monteverdi fino ad arrivare ai gospel, con una partecipazione anche solistica di Eugenio Finardi. E quindi direi che a fronte di molta, così, molta musica e molto repertorio, la cosa importante, l'aspetto più, diciamo, originale e peculiare, diciamo, di questo gruppo, secondo me, sta proprio in questo momento di approfondimento, ma allo stesso tempo anche di divulgazione, che ritengo sia sempre molto importante per un pubblico che non sempre è addetto ai lavori, ma che anche quando è addetto ai lavori sembra gradire ancora una prospettiva, diciamo, di ascolto più vicina e più intima che la musica da camera in realtà dovrebbe sempre provocare nell'ascoltatore, secondo me.